Signori, ben ritornati sul canale. Oggi siamo di nuovo con Kingdom Hearts 2 in compagnia ovviamente di Swift, che sono io, mamma mia, il magnifico Swift, e anche insieme al magnifico Francesco, Franco, Zero, come cazzo si vuole chiamare, poi non so, chiamatelo come cazzo volete. Perfetto. Ragazzi, vorrei ringraziarvi per il supporto che avete dato nell'ultimo video, visto che nell'ultimo video molti hanno commentato e ci avete dato anche dei consigli su dei prossimi di Kingdom Hearts, tipo per esempio la run a livello 1 in critica, o su Kingdom Hearts 2 o su Kingdom Hearts 3, e vi vorrei chiedere su quale gioco, perché su Kingdom Hearts 3 vi posso portare un gioco con una qualità molto più alta, visto questo che è un gioco per PS2, ma vabbè, rimane uno dei giochi più belli di Kingdom Hearts 2, a mani basse. Quindi fatelo sapere sotto nei commenti, e ho intenzione di farlo in live, perché in live secondo me visto che non posso portarvi in video tutta una run che dura non so quante ore, e in editing non esce praticamente niente, secondo me in live fare tipo 1 o 2 giorni della settimana e quella sera non penso, quella sera, tipo di pomeriggio, vabbè, molto probabilmente di sera, perché di sera la situazione è molto più calma, non ho disturbi esterni e posso farlo liberamente. Comunque, ditemi cosa ne pensate. Oggi siamo qui a battere Xemnas, Paramexx, barra un altro meme. Sei pronto? Ovvissimo. Andiamo. Andiamo, signori. Oh sì, vi lascio il filmato. Oh, my kingdom hearts ruined. Now I'll have to start all over again. Warriors of the Keyblade, go forth and bring me more hearts. No! Denizens of Light, answer this. Why do you hate the darkness? Huh, we don't hate it. It's just kinda scary. But the world's made of light and darkness. You can't have one without the other, because darkness is half of everything. Sort of makes you wonder why we are scared of the dark. It's because of who's lurking inside it. Then allow me another question. You accept darkness, yet choose to live in the light. So why is it that you loathe us who teeter on the edge of nothing? We who were turned away by both light and dark, never given a choice. That's simple. It's because you mess up our world. That may be. However, what other choice might we have had? Just give it a rest. You're nobodies. You don't even exist. You're not sad about anything. Very good. You don't miss a thing. I cannot feel sorrow. No matter what misery befalls the worlds, no matter what you think, what you feel, or how you exist. Eccolo qui, Manxex nella sua prima forma. Ah, ecco qua, già che è partito già subito con diciamo la sua, non il suo, la sua ultimate, ma il suo attacco principale. Faccia, vabbè, non mi ricordo il nome in italiano. Easy. E adesso compariranno tre comandi. Devo beccare l'ultimo. Uno, due, tre. Fino. Ma perché non me la cavera? È incredibile. Io ho qualche problema con questo controller. Allora, ma Xemnas, allora io ti voglio bene. Xemnas, io ti voglio bene. Oh, muori, cazzo. Dall'ultima volta che l'hai battuto in Kingdom Hearts 3. Lo so, fra, ma in Kingdom. Un attimo, perché sono tipo 30 fili diversi. Però
Su Kingdom Hearts 3 è completamente diversa la boss fight. È simile, ma ha completamente bene. Ti sente che la boss di Xemnas è quello dei Data, quindi di principio è completamente diverso da queste. Vorrei finirlo con il comando, cioè quanti anelli stiamo levando, lo stiamo arando. Io gli vorrei fare il comando, quello là bello. Quindi lo lascio tipo a un PS, non lo colpisco più fino a quando non mi dà quel comando e spero di finirlo in tempo. Cazzo, mi ha beccato. Xemnas, allora, Mengsex, come cavolo ti vuoi chiamare? Aiuto. Guardalo! Questa cosa che continua sempre a teletrasportarsi a fare il suo scudo. Posso curarmi? Grazie. Fusione limite non ci vado perché la fusione limite abbiamo capito che è leggermente sbroccata. Vabbè, sei bloccato in sta modalità, un attimo. Senti. Oh, no. No, l'ho bloccato. Ok. Vediamo se questa volta ce la faccio. Non lo chiuderò perché comunque con questo comando non lo puoi sconfiggere. Allora. Ok, finish. Pam. Vedo che non ho nessuna magia, quindi. Ma? Fra? È stanco. Quindi quando rimane un PS, vabbè, selfie? Oh? Selfie. Sesso? No, mi dissocio. No. Eccolo qua, il bollino giallo. Comunque, vabbè, per dirvi, visto che ormai Xemnas si è fermato. Questa qui è, vabbè, la torre dove Riku e Rox si sono affrontati. Hanno fatto anche il comando di reazione dove sale in cima. È un riferimento a quando, vabbè, la battaglia Roxas sale sulla torre e si scontra con Riku lanciandogli il suo Keyblade. Riferimenti sempre belli. Kingdom Hearts è bello per questi riferimenti. Come lo uccidiamo? Io direi nel metodo più... Vabbè, senti, parte. Uccidiamolo normalmente perché già il boss finale è tipo dura 2-3 ore. Quello facciamo durare altre 3-4 ore. Capisci che non è dei migliori. Come al solito ora scena, vi lascio la scena. Sora, answer me! You're okay! Where's Xemnas? Hear me, Kingdom Hearts. It seems we must begin anew. Ah, but know this. I will give to you as many hearts as it takes. Mark my words. You can no more be complete without me than I without you. Heed me, Kingdom Hearts. Lend me your power so that we may be complete. The power to erase the fools that hinder us. Goodness! Hearts quivering with hatred. Xemnas, don't! Hearts burning with rage. You'll never win! Hearts scarred by envy. That fool Ansem said the heart's true nature was beyond his understanding. But it's not beyond mine. Hearts are the source of all power. Xemnas, you can't hide from us. We're not gonna let him get away now. Look at that. What's going on? Kingdom Hearts. Let's go.
Xemnas must be inside. The worlds gave us this doorway. They want us to be the guardians of their destiny. Mm. Once we go through, there's no turning back. It's victory or oblivion. So, Sora, are you ready? Ok, quindi Xemnas ha assorbito il Kingdom Hearts artificiale, quello che ha creato con i cuori di tutte gli Heartless che abbiamo praticamente sconfitto con il Keyblade, e questo è il cancello per la battaglia finale. Battaglia che durerà 1 o 2 rette, quindi subito non so quanto può durare, con scene eccetera eccetera. Apriamo la porta. Il dialogo, quindi questa porta ti porterà alla fine del tuo viaggio. Vuoi prepararti e poi ne fine al tutto? E poi dice sì, finiamola, queste cose qua. Quindi, altra scena ovviamente. Ciccio, è il boss finale. Sei sicuro di volerlo affrontare? No. Get ready, Xemnas. It all ends here. Huh? So, it seems your hearts have led you to obliteration. Perhaps it doesn't pay to be too loyal to one's heart. I will have to be sure and remember that. No! We can take him on our own. Ecco la battaglia finale, prima fase. Allora, tagliamo i grattacieli, perché noi siamo bravi, vero signor Franco, ovviamente. Guarda che tagli da maestri. Let's go. Qua arrivano altri palazzi. Quindi li tagliamo perché noi siamo bravi affettatori. Distruggi, vai Sora, quanto sei bravo a tagliare. E adesso andiamo al castello. Ok, qui in questa fase Magnetega. Ecco sì. Perché dobbiamo prendere questi cosi hanno letteralmente 1 o 2 PS. E Magnetega li sconfigge e devono andare praticamente dentro quel coso. Cioè sono tipo delle piccole bombe. Ecco. Quindi scappiamo perché adesso questo coso è stato distrutto. Andiamo nell'altro e dobbiamo fare la stessa identica cosa. Ovviamente abbiamo un tempo. Quando l'energia si carica dobbiamo subito passare all'altro cannone, anche se non l'abbiamo sconfitto, perché ci sta per sparare un raggio e passiamo direttamente a questo qui. Perfetto, ho finito. Vabbè, c'è un attimo. Ho messo gli eteri per questo. Ecco, vedete, già si sta caricando l'energia. Ok, quindi scappiamo, togliamo il disturbo e andiamo nella parte principale del castello. Ok, qui dobbiamo tranquillamente colpire questo e farlo fuori. Ora, ecco, ora si è messo lo scudo e spawneranno dei nessuno. Nessuno abbastanza easy. Non utilizzerò fusioni, ve lo dico già da ora. Fusioni per questa battaglia non le voglio utilizzare. È leggermente brutto. Quindi ora l'ultimo nessuno. Ah, ancora ne spawnano. Ok, buono. In realtà voleva giocare con la catena regale. Ah, vero, l'ho dimenticato. Vabbè, l'hai dimenticato, quindi
Perdonatelo, vecchio. Lo so, ragazzi, la vecchiaia, 18 anni già. Poco sono maggiorenne, non ho un cazzo da fare nella vita. Se no giocare a Kingdom Hearts a Pokémon. Bella la mia vita, vero? Questo è l'esempio di un fallito. Vediamo qui che ci sta coso. Lo buttiamo in aria. Vabbè, comunque, catena regale. Poi gli faremo il boss con la catena regale. Allora, non, per i Data non mai nella vita. I Data hanno bisogno proprio di Keyblade adatti, perché i Data di sto gioco sono difficilissimi. Per Sephiroth, Sephiroth forse lo sai che, forse vediamo. Allora, si è sbloccato, quindi continuiamo a colpire. Vai, vai, vai. Vai, no, mi sa che rimane un PS perché... E invece... possiamo andare avanti. Ovviamente drago bianchi e occhi blu. Esatto. Ok, ora siamo contro l'armatura di Xemnas e userà tutte le armi dell'organizzazione. Facilissimo, no? Vai. Queste boss non sono difficilissime comunque. Quella secondo me più difficile è l'ultima forma di Xemnas, ma che non vi dirò se non volete spoiler. Anche se già ve l'ho detto, vabbè. Dato, non avevo detto l'ultima forma, quindi non sapete qual è l'ultima forma di Xemnas. Ecco, qua sono le ombre di Demix, easy. Troppo facile. Credo che ho 3 livelli sopra, ma queste parti sono abbastanza easy. I need more rage. I need more hearts. Xemnas, there's more to a heart than just anger or hate. It's full of all kinds of feelings. Don't you remember? Unfortunately, I don't. Gosh, you all did great. You're coming back with us, right? I had given in to the darkness. Riku! How am I gonna face everyone? Like this? I'll open a path. Huh? Oh. You don't belong in the Dark Realm anymore, Riku. How do we get out of here, Your Majesty? Well, I'm not sure. But we better hurry and get through. Wait for me! Thank you, Naminé. Sure. See? We meet again, like we promised. Huh? You said we'd meet again. But when we did, we might not recognize each other. I did, didn't I? But I knew you. It's strange. I think I understand. I see myself the way you remember me. And you see yourself the way I remember you.
always thought nobodies were doomed to fade back into darkness. Yeah. But you and I didn't. We got to meet our original selves. So, we can be together again. Right. Anytime Sora and Kairi are together. We'll be together every day. Right, Sora? Yeah. Look sharp. Huh? Don't worry. You're all still you. Hey, let's go home. Riku, come on. Yeah. Sora! Riku! What? Kairi e Sora non si divideranno mai più. Insomma. Insomma. Comunque sì, stiamo affrontando Drago Bianco Occhi Blu su Kingdom Hearts. Bellissimo. Allora, in questa scena, questa forse è una delle parti più difficili. È difficile, non sto scherzando, perché qua non ti puoi curare. Certo. E se prendi danno muori, devi rifarti tutto da capo. Dobbiamo sconfiggere prima cosa la coda. Ecco. Ok, consiglio di fare lo scudo, quindi drain più laser. Quindi aspettiamo di andare nell'altra appena ci danno l'altra parte del corpo. Ora qui dobbiamo fare così. Devo girare intorno per evitare questi laser. Ecco, già stiamo subendo danni, sta cosa non mi piace. Quindi se servete i tasti cliccare cliccare, ragazzi, non ci posso fare niente. Che assorbi, perché assorbendo possiamo si caricare un mega laser tipo alla Goku, quindi sì, è una fusione di molti giochi questa battaglia. E praticamente apri il culo al drago bianco occhi blu. Kaiba, io te l'ho detto, sì. Non ti serviva drago bianco occhi blu, ti serviva drago bianco occhi blu finale. No, che era drago occhi blu finale, non mi ricordo i nomi, vabbè. Ah, se non lo sai te. Fra mai la prima season, ho capito che è quella più nostalgica, ma non è che mi piace tantissimo, cioè, sinceramente, tipo, farvero odiato da tutti i fan di Yu-Gi-Oh, ma mi piace, vabbè, quelle che amo sono la seconda, la terza, stranamente mi piace Arc 5, sì, mi piace Arc 5, non mi picchiate. Allora, gli abbiamo distrutto le ali inferiori. Ora siamo dalla parte davanti, quindi adesso dobbiamo fare così perché inizierà a fare i laserini. Comunque si vede che sta battaglia l'hai fatta mille volte. Ma che cazzo dici? Anzi, questa è la prima volta che vado a fare il boss finale. Allora, il boss finale, questo qui l'ho fatto una volta, ma un anno fa, quando ho giocato a Kingdom Hearts 2, quello normale, non quello Final Mix. Poi ho perso i dati e sono uscito a prendere Kingdom Hearts 2 Final Mix e ho detto ok, ora me lo rigioco. Perché il 2, vi giuro, non c'è un cazzo nel 2. Il 2
c'avete soltanto il boss finale e dopo non avete più niente da fare. Non esiste la caverna della memoria, non esistono i data, non esiste Sephiroth, non esiste la fusione limite. Non esiste un cazzo. Ok, distrutta un'ala, manca l'ultima. Dai che ce la facciamo. Ah. E appena mi dai, mi fai hittare l'altra tolla, l'altra. Oh, grazie. Xemnas, sei gentilissimo. Dai. Che poi noi non dobbiamo aiutare l'ala. Noi dobbiamo beccare questi mini bombe. Quindi non lo so. Ok, continuiamo. Ah, è mega laser. E abbiamo finito. Mi sa. Oh. Easy. Troppo facile. Hey, Riku? Yeah? I wanted to thank Naminé, but I couldn't bring myself to say it. Not until everything was back to the way it was before. Don't worry. We'll make that happen. Once this is over, you can thank her all you want. Yeah! Eccoci qua di nuovo contro l'armatura di Xemnas. Allora, in questa fase abbiamo, come vedete, ecco, abbiamo tutte le abilità di progresso di Sora al massimo. Quindi abbiamo tipo gran salto giga enorme. Poi abbiamo tipo questo, il doppio salto della fusione triade. Abbiamo glide al livello massimo. Abbiamo tutte le abilità di crescita, anche la schivata. Tutto al massimo. Perché lo scoprirete presto. Iniziamo a picchiare il tizio, l'armatore di Xemnas. Ovviamente in modo amichevole. In modo amichevole, sempre in modo amichevole comunque. Cosa pare, se abbiamo già levato. Ok, adesso non ce l'ho più niente perché ci deve fare via, vediamo. Ok, ecco qui. Per questo serve sta fase. Adesso noi dobbiamo andare a prendere un palazzo. Insomma. Il problema è pigliare un palazzo. Dov'è? Ok, prendiamo questo qua. Pam, ci lanciamo Riku. Perché Riku. Sì. Tagliamo il palazzo e distruggiamo tutta l'armatura. Ora, mentre avanziamo, dobbiamo fare dei piccoli laser. Ok, e qui dobbiamo farci cadere. Dobbiamo lasciare. E ritorniamo qua. Easy. Ecco, il problema è che se ci permette, ovviamente, il. Mamma mia, Az, vai. Grabbato. Vai. Fallano damage. Sì, fallano damage. Già mi ha levato tipo non so quando. Si può fare tranquillamente non damage. È una cazzata sta battaglia. Ok, non gli vediamo più niente perché ci deve buttare di nuovo via. No, qui dobbiamo farci cadere. Ecco, sbagliato per esempio. Sì, ho the power. Xemnas, sì. Is eternal. Sì, Xemnas. Prendiamo sto palazzo e glielo lanciamo in faccia. In modo tutto amichevole, ovviamente. Però, ovvio. Signor Franco, ovvio, cioè. Le cose o in modo amichevole oppure non si fanno. Ora, lasciamoci cadere.
È come quando ti insultiamo in modo amichevole. Sì? Mi facciamo in modo amichevole, ovvio. Ovviamente, è tutto collegato. Sì, vabbè, che cazzo arrivo e mi... Sì, vabbè, Riku, vabbè. Il problema è che Riku è bravo di paperino a curare, cazzo, e non cura. Appena mi viene in difficoltà uso subito gli strumenti, cosa che paperino non fa. No, questa run è sbagliata, cioè paperino cura e Riku no. E Riku quello che cura, vedi? Ma forse Pippo è quello che ha curato più di paperino e non cura. Minchia, sta cazzo di fase, vai. Sconfiggilo. E ha un PS, fra. No. Riku. No, penso che... Riku, perché Riku è stupido? 35... Riku. Ecco, guarda quanto è bravo Riku. Dai. Fammelo finire. Io so pure su... Guarda quanto è bravo Riku. E finish. Oh, finalmente. E non è finito, perché secondo te finisce così la battaglia finale. Cioè, scusami, vi lascia la scena, ovviamente. Heroes from the realm of light, I will not allow it to end this way. Not yet. If light and darkness are eternal, then surely we nothings must be the same. Eternal. You're right. Light and darkness are eternal. Nothing probably goes on forever too. But guess what, Xemnas? That doesn't mean you're eternal. No more eternal than that radiance of yours. La battaglia finale contro Mengsex Capra Zebra, come la volete che vabbè, sì, la capra è una zebra. Perché ho detto capra? Vabbè, qui dobbiamo fare, dobbiamo spammare triangolo tutto il tempo. Parte preferita, spammare triangolo. Aia, grazie Mengsex. Dov'è il problema? Che guarda Riku, che poi il limite di Riku è bello, perché il limite, il comando di reazione, perché ti fa tipo degli scudi. Fai raga, raggiungerlo. Vabbè. Sì, ti posso picchiare. Non gli ho tirato neanche una stack. Oh, posso finalmente. Ma che sono un pochino troppo overlivellato. Un po' troppo, sì. Vabbè, sono tipo 3 livelli sopra. Prima che sei 3 livelli sopra, guarda quanto gli levo. Ma sei al 60, che dovresti affrontare. No, sono al 57. No, perché ho allenato tutte le fusioni. Diciamo che ho allenato tutte le fusioni, quindi. Perfetto. Oh, mamma mia. Guarda che paratine. Io che su sto gioco non so completamente parare, perché ha una... fa schifo la parata di sto gioco. Vedi? Ancora non ti ho fatto... Allora, io vorrei fargli attivare... Ok, io vorrei far attivare il suo... attacco speciale. Quello, vabbè, tu lo conosci. Quando devo stare, mi si avvicina. Attaccato a lui per attivarlo. Sì. Ok, dov'è? Ok, mi devo stare attaccato a lui per attivarlo. E devo prendere danni, lo so. Dai. Ok. Questa fase ruba. Imprigiona Sora e noi siamo lì. Allora, devo sbrigarmi a sconfiggere il clone. Vai. Bene, dobbiamo avanzare con i comandi. Ok, e andiamo a soccorrere Sora, vai. Soccorso. Che bravi amichetti che siamo. Qui adesso è mezzo stunnato. Ok, di nuovo questo attacco. Vabbè, comunque anche se tipo... Allora, io sono nel 57, perché ho tutta l'ena di tutte le fusioni, ma...
Allora, sono tipo forse 3-4 livelli sopra, o anche 5, non mi ricordo, perché il mondo è a livello 50 di nuovo. Però ti mi sente che se ti consigli livello 50 quando entri, tu per forza guadagnerai 3-4 livelli come minimo. Oppure questa ci penso... boss fight è consigliata da fare a livello 53. Esatto, tanto, io sono tipo al 57. Vabbè, ci può stare? Penso, dov'è? Capita. Si teletrasporta. Zebra di merda. No, no. Mi ha curato. Si scherza. E le zebre sono il mio animale preferito, soprattutto perché mi ricordano Manxex. Ah! Porco... Dove sei? Che poi non rotturi i patatanto perché lo puoi attaccare una volta ogni 1000. E... Dov'è? E si continua sempre a teletrasportarsi. Oh! No, sì, 0.25. Dove c'è? Dov'è? Oh, ecco, è attacco finale. Oh, finalmente. Dobbiamo spammare Reflect. I triangolo e... vabbè, io ho il controller dell'Xbox, quindi non lo so. Triangolo e cerchio. Il tasto Reflect penso sia cerchio, pure, non mi ricordo. Vai. Non mi ha chiesto. Se spammate soltanto triangolo, subite danni, vedete? Dovete spammare Reflect e l'altro Reflect, quello che avete, vabbè. Da posto di attacca. Ora tra poco ci sarà una scena e ovviamente vi lascerò alla scena. Cioè. Did it? I wouldn't be too sure of that. Sora, I can't. Don't say another word. It's not over. It's just not. How can you say that? Even if we could go on. Look where we are. Aw, come on, Riku. You've been hanging out in darkness too long. You gotta try and think positive. Sora? Hmm? You lead. Got it. You know? I always figured I was better at stuff than you. Really? Are you mad? No. I kinda always thought you were better at everything, too. Riku, look. What's that light? End of the road. Yep. Put me down. I can walk.
you know? Maybe the darkness has gotten to me too. Riku! This world is perfect for me. If this is what the world really is, just this, then maybe I should fade back into darkness. Riku. If the world is made of light and darkness, we'll be the darkness. Yeah. The other side. The realm of light is safe now. Kairi, the king, and the others are there. That's what I mean. Hey, Sora. Could you help me? I want to get down to the water. At least the waves sound the same. What I said back there, about thinking I was better at stuff than you? Mm-hmm. To tell you the truth, Sora, I was jealous of you. What for? I wished I could live life the way you do. Just following my heart. Yeah, well, I've got my share of problems too. Like what? Like wanting to be like you. Hmm. Well, there is one advantage to being me. Something you can never imitate. Really? What's that? Having you for a friend. Then I guess I'm okay the way I am. I've got something you could never imitate, too. Sora? Mm-hmm. I think it's for you. Thinking of you wherever you are. We pray for our sorrows to end. And hope that our hearts will blend. Now I will step forward to realize this wish. And who knows? Starting a new journey may not be so hard. Or maybe it's already begun. There are many worlds, but they share the same sky. One sky, one destiny. Light. The door to light. We'll go together. Yeah.
E qui mi dispiace dirvi, ma non sentirete l'audio, l'ho dovuto levare perché purtroppo la musica che sto c'è in sottofondo è copyright e non voglio che il video... Cioè, abbiamo ottenuto la monetizzazione, l'abbiamo riottenuta per la quarta volta, non vogliamo perderla di nuovo. Comunque, vabbè, in sintesi qua, vabbè, state anche vedendo. Riku e Sora ritornano alla Destiny Island, Riku abbraccia il topo, Sora il papero e il cane? Pippo, che cos'è? Un cane? È un cane. Beh, lì sono gli animali. E Kai, apparentemente l'unico che si incula Riku è Topolino. Guarda Topolino, guarda quanto è bello Topolino. Topolino è l'unico che si degna di Riku. Poi tutti gli altri, anche Kai, tutti su Sora. Vabbè, spiace. F gigante per Riku. E qua mostra il portafortuna che gli ha dato da piccolo. E qua c'è un mini un piccolo riferimento a Roxas e a Namine. Visto che dentro di loro c'hanno le anime. Vabbè. Carino, carino. Siamo tornati, sì, dopo quanti? 2-3 anni? E 3 anni perché... poi c'è stato un anno a dormire... E poi penso un altro anno, vabbè, con tutti gli avvenimenti di Kingdom Hearts 1, cioè non me, se Kingdom Hearts 3, no, che cazzo di Kingdom Hearts 3, e poi tutti gli avvenimenti del 2, va bene. Abbiamo finito il gioco, ora vabbè, vi diciamo due cose in croce, poi amen. Posso fare una battuta? Sì. Allora, Sora quando entra... Nel reame dell'oscurità subito esce, giusto? Sì. Immaginati che Sora... Oh wow, ma è veramente facile uscire dal reame dell'oscurità. Ho capito cosa vuoi fare. Acqua. Intanto acqua. Acqua, 10 anni bloccato nel reame. 10 anni. Vabbè. Povera acqua. Oh? Attenzione, scusate. Questa parte la metto, anche se sono dei titoli di coda. Sora va nella grotta dove hanno da piccolo, vabbè, andava con Kai dove è partito tutto. E giustamente, ora vede, vediamo se lo vede. Ovviamente lo vede. Che Kai, ecco, lui ora ci ha fatto caso perché prima non c'era. Poi Kai gli ha fatto il coso che gli dà la stella in bocca. No, non è brutto da dire. Guardalo Sora, Perché su Kingdom Hearts 1 non lo sa, per chi non lo sa, su Kingdom Hearts 1 Sora ha fatto quel disegno dove dà la stellina a Kairi. E Kairi su Kingdom Hearts 2, oppure quando è finito tutto Kingdom Hearts 1, quando è finito proprio Kingdom Hearts 1, quando è ritornata nell'isola del destino, anche lei ha fatto la stellina. Sono cose stupide, ragazzi, però sono cioè sono stupide, ma direi che sono due bambini, ci fa capire quanto Sora e Kairi si vogliono bene. Poi vabbè, su Kingdom Hearts 3... Lasciamo stare. Non lo diciamo. No, mi dissocio. Square Enix, ovviamente ho dovuto levare tutta la musica in sottofondo perché... Copyright? Comunque, Kingdom Hearts 2, Final Mix. Incredibile. Bellissimo. Nothing's changed, huh? Nope. Nothing will. E invece è cambiato qualcosa, perché prima era Sora seduto sulla palma e Riku in quella messo lì in quella posizione, si sono invertiti i posti e è cambiato qualcosa. Yes. Hey Riku, what do you think it was? The door to the light. This? Yeah. More than you think. Sora! Riku! Hey, what's up? Look. From the king? Thank you.
Ecco qua. End. Mamma mia. Gioco, io lo dico, Kingdom Hearts 2 a mani basse è uno dei migliori giochi della saga, anzi secondo me è il migliore. Anche se Kingdom Hearts 3 non mi è neanche dispiaciuto, Kingdom Hearts 3 è stato carino. Vabbè, standard. Gamiship al 72%. No, la Gamiship è il 7%, fra, sei sbagliato. Quello è il Grillario. Ah, e cos'è? Ah, il Grillario. Oh, mi fanno schifo la Gamiship, scusate. Vabbè, poi... Mi sembrava strano. Esatto. Volte salvate da Topolino 6 volte, che poi sono stato salvato 6 volte, tutte nella battaglia contro... come si chiama? Non mi ricordo il nome, fra, aiutami. Eccolo là che ha le lance, il... Dai, quello là, sì, abbiamo capito. Zardin, ecco, Xardin, come cazzo si chiama, non mi ricordo, scusate. Che praticamente morivo, perché mi asciottava con un colpo, cazzo. Spawnavo con un Topolino, non mi dava neanche il tempo di curare, che mi prendeva una combo infinita, non riuscivo a curarmi al massimo, respawnavo, e nel frattempo che respawnavo lui mi attaccava, non avevo neanche il tempo di reagire e mi uccideva di nuovo. È stato per 6 volte, vabbè. Fusione più utilizzata, la fusione di valore, perché vabbè. Perché fusione più utilizzata perché ce l'hai già è dall'inizio che la utilizzo. È forse stata una delle fusioni, non dico più difficili, ma quelle che ho dovuto utilizzare più volte per livellarla al massimo. Antifusione 11, mamma mia. Evocazioni, sì, vabbè, poi evocazioni 8 perché ho fatto il torneo del Monte Olimpo. Salviamo. Quindi bene, salviamo. Qui nel secondo slot ho fatto un altro salvataggio nel secondo slot dove mi sono davanti a Sephiroth a livello 57. L'ho voluto fare perché ci voglio provare a farlo a livello 57, però io sono incapace, quindi ovviamente non ce la farò. Ora ci manderà nella schermata di inizio, penso. Ok. Sì. Vabbè, ci sono i filmati sotto l'onico, vabbè. Carichiamo il gioco, vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Siamo all'altare del niente, verso il niente. E ci riporta, mi sa, dove c'è stata tutta la lotta finale. Quindi prima, quindi, prima della battaglia. Ok, possiamo continuare l'avventura. Vabbè, possiamo anche farlo, ma non lo facciamo ovviamente. Allora, vabbè, il Grillario ce l'abbiamo tutto completo. Vabbè, per la battaglia ferma già l'abbiamo fatta. Mappe? Ma... E mi mancano delle mappe. Insomma. Questo che cos'è sto posto? Quale? Ah, forse Atlantide, Atlantide. Mi mancano 6 mappe. Radiant Garden. Vabbè. Mi mancano quelle mappe. Vabbè, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi cosa vi piace di questo video. Ovviamente noi faremo anche adesso tutti i boss. Penso che adesso continuiamo a registrare io e il signor Franco. Bellissimo. Se li ho a livello 100 per fare i data e per anche fare i Sephiroth e volontari situa. Beh, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Salute. Salute. A me è diventato un meme stupido, inutile e da vabbè. Ormai è diventato un altro. Salute. Salute.